Oggi ci troviamo a Sutera, Balcone dei Sicani, punto d'osservazione privilegiato per un sistema di alture che dialogano tra loro da sempre. La frequentazione più antica risale ai Sicani, ma il primo insediamento di epoca storica viene fondato dagli Arabi intorno all'870 d.C. nel quartiere del Rabato, alle pendici di quella che i suteresi chiamano la Rocca. Dal 2013 il borgo è entrato a far parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. Io sono Alice Bifarella e questa è l'Isola dei Tesori. Seguiteci! Ben 157 gradini ci separano dalla sommità della Rocca, su cui sorge quello che possiamo considerare il simbolo del borgo, il santuario di San Paolino. San Paolino, vescovo di Nola, visse nel V secolo d.C. Era il protettore dei campanari ed è proprio una campana ad accoglierci al santuario. Ogni pellegrino sulla via Francigena deve suonarla la prima volta per segnalare la propria presenza all'interno del santuario. Il santuario venne edificato intorno al 1370 dall'allora barone di Sutera Giovanni III Chiaromonte, probabilmente riutilizzando dei blocchi appartenuti a un antico fortalizio bizantino. Al suo interno sono custodite le due preziosissime urne reliquiario dei santi Onofrio e Paolino. E proprio a San Paolino è legato il racconto leggendario di un rocambolesco furto. Sì, Alice. Si narra che un giovane mandato dai Nolani per prendere le reliquie di San Paolino, quando questo è arrivato a Sutera, le ha messe in un sacco e così è andato via, è fuggito. Fuggito, ma non riusciva ad uscire dal borgo suterese, fino a quando i suteresi lo hanno beccato di mattina e hanno visto che aveva appunto il sacco pieno. Gliel'hanno fatto svuotare e lui se n'è andato ritornando a Nola. A Nola lo hanno accolto con il suono delle campane e quando hanno svuotato il sacco hanno visto che c'era un mento, il mento di San Paolino, ed è per questo che a Nola hanno pure la reliquia di San Paolino. Dal punto più alto del santuario si gode di un paesaggio straordinario ed è possibile abbracciare con lo sguardo quasi l'intera Sicilia. La tradizione vuole che la campana debba essere suonata almeno un'altra volta per dimostrare il proprio gradimento dopo la visita del santuario. E una terza, di buon auspicio, augurandosi di poter ritornare presto.